Benvenuti anche a questa edizione. Siamo arrivati all'episodio 40 di questa Bhagavad Gita, di questa serie di condivisioni sulla Bhagavad Gita. Anna Maria, Hare Krishna, buonasera. Buonasera, buonasera. 40 episodi, questo è il 40esimo, siamo all'ottavo capitolo, siamo arrivati al nono verso dell'ottavo capitolo. E però riprendiamo dall'otto. Riprendiamo dall'8 perché in questo capitolo che si intitola Raggiungere il Supremo, Sri Krishna sta parlando molto direttamente ad Arjuna e gli sta spiegando che cosa significa meditare sul Supremo. Vi faccio notare che Krishna a volte usa non parlare direttamente di se stesso. Allora, nel verso 8, per esempio, dice: Chi medita su di me, Dio, la persona suprema, ed è assorto nel mio ricordo costante, senza mai deviare, è certo di venire a me, o Partha. Ok? Quindi, chi medita su di me, verso 8. Verso 9: Si dovrebbe meditare sul Supremo come l'essere onnisciente e primordiale che governa e mantiene ogni cosa. Più piccolo del più piccolo è inconcepibile perché al di là di ogni comprensione umana, eternamente una persona, egli è luminoso come il sole e trascende la materia. Hare Krishna Sri Sachi, buonasera, benvenuta, come state? Ecco, vedete che poi a un certo punto Krishna sembra che parli di qualcun altro, ok? Questo è il motivo per cui, ecco, adesso ve lo svelo. Buonasera Valentina, Hare Krishna. È il motivo per cui mi è venuta questa ispirazione, no? Che vi dico sempre che a Dio non piace fare Dio, no? Poi l'ho collegato ovviamente ad altri concetti filosofici, però mi è venuta questa ispirazione, no? Non gli piace fare Dio, perché Krishna nella Bhagavad Gita, quando deve dire medita sul Supremo, devi meditare su di me, sono io il tuo centro e tutto quanto, lo dice un po' frettolosamente. Cioè, no, ok, poi andiamo avanti con gli altri discorsi, no? Che di solito vanno a finire velocissimamente verso la bhakti, verso l'amore, verso quello che per lui conta di più, no? Parla delle qualità del devoto, quando parla delle qualità del devoto si capisce che quelle sono le persone con cui lui vuole stare, quelle sono le qualità che lui adora, quelle sono le qualità che lui vuole condividere con i suoi figli, no? Che poi diventano amanti, fratelli, amici, no? Conoscenti, ok? Quindi questo è il suo movimento, no? Il fatto del parlare di io sono suprema, io sono io, pensi, medita su di me, sì, lo fa perché giustamente deve farlo, no? È quella la via, quindi lo deve fare, però proprio lo deve fare, cioè lo deve fare, no? Non gli andrebbe tanto di farlo, ma lo deve fare. Poi questo è il punto, è il motivo per cui dico spesso, no, che a Krishna non piace fare Dio. Benvenuto, che abbiamo qua Fiorella e poi abbiamo il nostro Attilio Cecchinato, nome in codice, il nome in codice per Fiorenzo. Benvenuti, buonasera. Immagino che ci sia anche Maria Grazia. Bene, allora ci siamo tutti, andiamo avanti. Allora, ripeto il nono verso: si dovrebbe meditare sul Supremo come l'essere onnisciente e primordiale che governa e mantiene ogni cosa, più piccolo del più piccolo, inconcepibile, perché al di là di ogni comprensione umana, eternamente una persona, egli è luminoso come il sole e trascende la materia. Quindi è una persona eccezionale, è oltre la materia, è il più piccolo dei più piccoli, il più grande dei più grandi. Cosa significa? È il più, è sempre più. Una volta hanno fatto una domanda provocatoria a Srila Prabhupada. Adesso, scusi, Swami, ma Krishna può creare una montagna così grande che non riesce a sollevarla? No? Questo è proprio questo punto, no? Il più grande del più grande. Non può creare una montagna così grande che non riesce a sollevarla? E Shila proprio risponde: Yes! Gli ha detto: Sì, sicuramente. E poi la solleva. E questo è l'inconcepibile, no?
è inconcepibile perché è al di là di ogni comprensione umana. Quindi crea la montagna così grande che non riesce a sollevarla e poi la solleva. Ok, questo è mitico, cioè, è per noi comprensibile. Il cervello, specialmente il mio, no? Molto razionale, va in cortocircuito, no? Comincia a fumare, non riesci a capirlo. Quindi qui sta dicendo, ecco come devi meditare su Krishna. Allora, sappiamo che Krishna, no? È l'acqua, è il sapore dell'acqua, tra le acque e il Gange, no? Tra le luci, gli astri nel cielo, è il sole e la luna, quindi è il meglio del meglio, così ci aiuta, no, con queste frasi a meditare su di Krishna, perché alla fine l'ha appena detto, chi medita su di me, Dio la persona suprema ed è assorto nel mio ricordo costante, senza mai deviare, è certo di venire a me, o Partha. E dopo gli dice come si dovrebbe meditare in questo senso, quanto è inconcepibile, quanto è grande, quanto è meraviglioso. E questo universo è fatto apposta, no? Se esco di notte con un cielo stellato, rimango a bocca aperta. Se in primavera guardo il mondo, vedo questi fiori, sto splendore di vita che riparte. Se guardo il sole ogni giorno, quando si sorge, queste albe, questi tramonti, rimango. Oggi ero a Prabhupada Desh. Guru Chanabro mi ha portato su quello che stiamo nominando Badrinath, no? Il posto più in alto di Prabhupada Desh, è bellissimo in effetti, è un posto dove, io me l'immagino veramente, i devoti hanno piantato 5 aceri saccarini, che sono alberi che crescono molto velocemente, faranno una bellissima ombra, me l'immagino le sessioni di yoga lì, è un panorama mozzafiato, non me ne ero mai reso conto, nonostante abbia lavorato anche con la terra, non me ne ero mai reso conto, ma è davvero mozzafiato, uno si mette là e vede sti colli, la villa di Prabhupada Desh, il vigneto, veramente mozzafiato, ti riempie il cuore, no? E quando vedi questo dici, ma Krishna, ma sei magico veramente, no? E in questo è il modo giusto di meditare, no, su Krishna. E non diamo per scontato, allora questo qui è importante capire che non dobbiamo dare per scontato, cioè noi non è che sono versi, l'ho già detto altre volte, però ci tengo a ripeterlo, ma specialmente lo sto ripetendo a me stesso, no? Non dobbiamo fare l'errore che, ah sì, Krishna è Dio, il più grande dei grandi, andiamo avanti, no? Provate a pensare anche chi di voi ha già affrontato, magari ho ascoltato lo Srimad Bhagavatam, ho affrontato già la lettura dello Srimad Bhagavatam, il Bhagavatam Purana, il Purana Immacolato, detto, no? Dove sono tutte le storie antiche e ovviamente le storie di Krishna nel caso, no? Perché il Bhagavatam Purana parla della Bhakti praticamente, principalmente. So che al tempio ogni mattina, no? Si legge lo Srimad Bhagavatam. Qual era il punto che volevo dirvi qua? Era che in queste storie, praticamente ogni tot pagine c'è una preghiera. C'è una preghiera di un devoto che si rivolge a Krishna dicendo tutte le sue qualità e quanto sei infinitamente misericordioso. Non è che sono pagine che andiamo avanti a velocità, è proprio bisogna meditarci, bisogna entrare dentro quello spirito di comprendere la natura del Signore. Perché quella natura del Signore in parte è la nostra, noi partecipiamo di quella stessa natura ed è verso quella direzione che noi dobbiamo andare. Se noi vogliamo essere luminosi, dobbiamo collegarci al luminoso. Okay? Questo è estremamente importante da comprendere. Non è la pregherina, il verso che, ah sì, Krishna è Dio, è il più grande di tutti, andiamo avanti, ho già capito. È Dio, no? Quindi è più grande, è più di tutto. Sì, ho capito, ma cosa significa in pratica per te? Buonasera anche a voi appena arrivati, Cristina, Joel, Antariami, Prabhu, Hare Krishna, Max, buonasera, buonasera. No, abbiamo superato le 20 presenze anche stasera, siete veramente magici. Avete proprio desiderio di ascoltare Krishna. Benissimo. Cosa ci dice Krishna nel verso 10? Vediamo un po'. Chi all'istante della morte fissa l'aria vitale tra le sopracciglia e grazie al potere della yoga si assorbe nel ricordo del Signore con una mente ferma e una devozione totale, raggiungerà il Supremo senza dubbio. Vado avanti qua, perché se no questo verso non lo capiamo bene. Verso 11. I grandi saggi nell'ordine di rinuncia che conoscono i Veda e pronunciano l'Omkara entrano nel Brahman.
Desiderando questa perfezione, praticano il celibato. Ora ti spiegherò in breve come questo metodo può condurre alla salvezza. Lo yoga implica il distacco da ogni attività sensoriale. Per stabilirsi nello yoga, bisogna chiudere tutte le porte dei sensi, concentrare la mente sul cuore e trattenere l'aria vitale alla sommità del capo. Verso 13. Situandosi così nella pratica dello yoga e pronunciando la sacra sillaba Om, suprema combinazione di lettere, chi all'istante della morte pensa a me, la persona suprema, raggiunge i pianeti spirituali. Verso 14. Chi mi ricorda sempre, senza mai deviare, mi raggiunge facilmente, o figlio di Prita, grazie a un impegno ininterrotto nel servizio devozionale. Dopo avermi raggiunto, le grandi anime, yoghi colmi di devozione, non tornano mai più in questo mondo transitorio e pieno di sofferenza, perché hanno conseguito la perfezione più alta. Perfetto. Benissimo. Dunque, qui vediamo che Krishna sta parlando di uno specifico sistema di yoga proprio per lasciare il corpo, no? Cioè, saranno delle indicazioni di come fa lo yogi a lasciare il corpo, no? Concentrando l'aria vitale, abbiamo visto, no? Che deve concentrare l'aria vitale, l'istante della morte fissa l'aria vitale tra le sopracciglia e grazie al potere dello yoga si assorbe nel ricordo del Signore con una mente ferma, una devozione totale, raggiunge il supremo senza alcun dubbio. No? Si parla della pratica del celibato, di uno specifico, no? Modello di perfezionamento di questi saggi erranti nella foresta, no? Classico, quel tempo specialmente era un classico. Nell'era dell'oro, nel Satya Yuga era ancora più importante fare questo tipo di pratiche perché la vita era troppo bella. Nel Satya Yuga la vita è così semplice, così tutto a posto, che uno si dimentica di Krishna facilmente. E questo è il problema della natura materiale, no? E anche della virtù. La virtù lega con questo senso di felicità e di conoscenza, no? Quindi è vero che chiaramente quando sei pieno di tamas e rajas, è chiaro che un po' di virtù dici è meglio, no? Metto la virtù, vado meglio, vado, no? Però bisogna stare attenti anche alla virtù. Quando tutti siamo tutti tra virtuosi nel mondo materiale, bisogna stare attenti perché il rischio è che ci affezioniamo al mondo materiale, il che è un problema perché non è stabile il mondo materiale, la virtù non è stabile nel mondo materiale. Ci sono delle leggi della fisica proprio, no? Dell'entropia, che dicono che l'universo tende al disordine. E quindi anche la virtù, per mantenere la virtù ci vuole un sacco di energia nel mondo materiale, perché dobbiamo continuamente combattere contro le tendenze dei guna. Se io carico virtù, ho rajas e tamas contro di me, no? E questo è il fatto. Funziona così, per cui devo continuamente combattere questo mondo per andare contro le sue leggi, in poche parole. Ok, se voglio mantenermi saldo. Chiaro che se invece di pensare solo alla virtù, se invece di pensare ai guna vado oltre i guna, quindi penso a Krishna, allora tutto questo combattimento finisce, però bisogna andare là, ok? Se no non funziona. Ecco perché Krishna dice ad Arjuna nel 14° capitolo che la virtù lega con questo senso di felicità e conoscenza, no? Qui però cos'è che è interessante, importante secondo me, cos'è che è interessante apprendere in questi versi che sta esprimendo Sri Krishna? Mentre lui parla di questi saggi, lui sta dicendo che guarda, perché se vi ricordate, Arjuna vuole andare nella foresta e Krishna gli dice più volte, gli dice cosa si fa nella foresta, no? Gli ha detto della pelle di daino, se vi ricordate, no? L'erba kusha, ti metti là e stai dritto e pratichi il celibato. Non è la prima volta che lo dice di nuovo. Dice che questi grandi saggi praticano il celibato, si mettono là fermi, no? Fissano le arie vitali, le cose. In pratica Krishna sta dando una ragione, ma tu sei sicuro che vuoi fare queste cose qua? Sei sicuro che fanno parte della tua natura? Perché comunque questi qua vengono a me solo se pensano a me.
Allora, vi invito proprio poi anche a rivederveli questi versi qua, a studiarveli e a leggerli anche di seguito, no? Proprio per sentire come fluisce il discorso. Chi all'istante della morte fissa l'aria vitale tra le sopracciglia e grazie al potere dello yoga si assorbe nel ricordo del Signore con una mente ferma, una devozione totale, raggiungerà il Supremo senza alcun dubbio. I grandi saggi dell'ordine di rinuncia, che conoscono il Veda e pronunciano l'Omkara, entrano nel Brahman, desiderando questa perfezione, praticano il celibato. Ora ti spiegherò in breve come questo metodo può condurre alla salvezza. Lo yoga implica il distacco da ogni attività sensoriale. Per stabilirsi nello yoga, bisogna chiudere tutte le porte dei sensi, concentrare la mente sul cuore e trattenere l'aria vitale, la sovità del capo. Situandosi così nella pratica dello yoga, e pronunciando la sacra sillaba Om, suprema combinazione di lettere, chi all'istante della morte pensa a me, la persona suprema, raggiunge i pianeti spirituali. Allora, questo yoga di cui parliamo, no? Vedete che Srila Prabhupada non lo traduce servizio devozionale, perché spesso lo traduce servizio devozionale, servizio bhakti yoga, lo traduce proprio bhakti yoga, anche se c'era scritto solo la parola yoga. Perché il senso qui è yoga dharanam. La meditazione, la concentrazione dello yoga, che è una pratica, è una pratica, è una vera e propria pratica, che qualcuno fa 24 ore al giorno. È una via di perfezionamento, che qualcuno fa, qualcuno decide di farla, ok? Ma non è adatta a tutti. Infatti, Srila Prabhupada, sicuramente Srila Prabhupada, ma Krishna fin dall'inizio ad Arjuna ha detto: ma non va bene a te andare nella foresta, tu devi fare il tuo dovere, karma yoga. No? Che poi diventa, lo spinge verso il Bhakti Yoga. Ma qui gli sta facendo capire: guarda che questa pratica funziona solo se si pensa a me. Se non c'è la Bhakti, se non c'è il pensare a me, se non c'è la Bhakti, non va. Non è una pratica fisica, non è una pratica psicologica di concentrazione della mente, del potere mentale, di yoga mistico, di ottenere potere mentale. Perché è chiaro che lo ottieni il potere mentale, celibato. Mangi niente, stai là incrociato con solitudine, solo a concentrare, a fissare la mente e diventi un super genio della mente, capito? Ma il nostro scopo non è diventare super geni della mente, il nostro scopo è amare Krishna, no? C'è una piccolissima differenza. Per cui capite come si devia, no? Bisogna stare molto attenti perché non è una questione, ma è una pratica o un'altra pratica. Cioè, il punto che Krishna ha detto più volte non è una pratica o quello che ti piace fare, ti piace studiare, studia, ti piace coltivare la terra, coltiva la terra, ti piace costruire, costruisci, ti piace commerciare, commercia, ti piace governare, governa. Non c'è problema, cioè non è una questione del metodo. Ti piace fare Pilates o lo Stanga Yoga, oppure running, che ne so, no? Cioè. Non è una questione di pratica fisica, no? Non è quello. Il punto è: ci metti Krishna dentro o no? Ci metti il ricordo di Krishna dentro o no? Perché altrimenti vale zero. Dice, Prabhupada faceva l'esempio: sono tanti zeri che tu metti uno in fila all'altro, ma manca l'uno davanti. Se non c'è l'uno davanti, vale sempre zero. Metti, aggiungi tanti zeri, che non sono un problema di per sé. Ti piace il gelato? Mangia il gelato. Ti piace la pizza? Mangia la pizza. Non c'è problema. L'importante è che lo offri a Krishna. Non è una questione di metodo, di vestito, di sistema culturale, di tradizioni, no? Poi ci piace una invece che un'altra, no? A noi, per esempio, a me alcune tradizioni vediche piacciono molto più di quelle che mi hanno insegnato a me, ma ci sono tante altre tradizioni qui. Adesso abito in Veneto, ma anche friulane, che sono completamente uguali a quelle dei Veda o quelle dell'India di oggi, insomma. Cioè, non è che poi noi abbiamo sbagliato tutto, no? Cioè, ci vuole questo equilibrio a yoga. Allora, qui stiamo parlando di questa pratica specifica di yoga Dharanam e Krishna gli sta dicendo: guarda che questo funziona se pensi a me. Infatti, nel verso 14, come la chiude questa sessione di discorsi? Come la chiude? Chi mi ricorda sempre? Allora, vedete che non c'è più lo yogi che sta là a meditare, ma
chi mi ricorda sempre, senza mai deviare, mi raggiunge facilmente, o figlio di Prita, grazie a un impegno ininterrotto nel servizio devozionale. That's it, no? E Yuktasya Yogina, Yuktasya Yogina, sempre impegnato, collegato, Yukta significa collegato. E vedete che qui Nitya Yuktasya Yogina, visto che c'è questo Nitya, no, regolare, continuo, servizio devozionale, continuo connessione, no? E Srila Prabhupada lo traduce servizio devozionale, questa parola yogi, no? Yogina, impegnato, Yuktasya. E lo yogina per il devoto impegnato, yogina yuktasya, è un gioco di parole quasi questo qua, no? In cui lo yoga connesso, da connesso sempre connesso, sei connesso nello yoga, connesso per sempre. È un gioco di parole che sta facendo Nitya yuktasya yogina, un gioco di parole, non si riesce a fare in italiano. E infatti Srila Prabhupada nella spiegazione poi parla di karma yoga, no? Dice: i versi del capitolo precedente descrivevano quattro categorie di persone che si avvicinano a Dio: l'infelice, il curioso, chi cerca guadagno, il filosofo speculativo, ed elencavano anche diversi metodi di liberazione della materia, come il karma yoga, jnana yoga e hatha yoga. Ciascuna di queste pratiche contiene una parte di bhakti, ma qui è il puro bhakti yoga che Krishna ci descrive, esente da ogni traccia di jnana, karma e hatha. Ok, puro in che senso è puro? Non perché l'altro andava bene, lo buttiamo via. Puro nel senso che la verità, il punto è pensare a Krishna, è connettersi a Krishna, è servire Krishna. Quello è il puro, senza altri pensieri. Perché uno ha altri pensieri? Perché quando sono là nella grotta, per esempio, per fare un esempio, non è che adesso ce l'abbiamo con loro, ha parlato di questo, no? Sono lì nella grotta che faccio questi sforzi, queste cose, voglio diventare perfetto, no? Voglio diventare perfetto, è ego. Cioè uno che fa qualcosa per diventare perfetto, a un certo punto dovrà togliersi quella cosa di voler diventare perfetto. E potrebbe essere anche difficile, perché dopo tanti anni, migliaia di anni, che sei là che pensi di essere perfetto, è dura capire che non sei perfetto, perché tu non sei perfetto, non sarai mai perfetto nel senso della perfezione assoluta, perché solo Dio è perfetto. E tra l'altro, questa cosa che Dio è perfetto, noi non la comprendiamo, non sappiamo neanche cosa vuol dire in realtà. Se dobbiamo descriverlo, non lo riusciamo a descrivere. Ah, è più bello del più bello, cosa vuol dire? Vuol dire niente, ognuno piace una cosa diversa. È affascinante degli affascinanti. Sì, va bene, ma cosa vuol dire? È solo un modo per spiegare che quando vedi Krishna rimani a bocca aperta, però se non hai la coscienza per vederlo, non, magari gli bestemmi dietro, cioè come ha fatto Duryodhana, come ha fatto Shakuni, no? Cioè, è questo il punto, noi è là che dobbiamo arrivare, per cui non è una questione del percorso che faccio, nel senso che okay, se sto là a meditare su Krishna tutto il giorno e riesco a farlo mangiando carotine, e chiudendo gli occhi e pensando solo a lui, va benissimo se riesco a farlo, ma se non riesco a farlo posso anche sposarmi, avere una famiglia, avere un lavoro e meditare su Krishna tutto il giorno, che va bene lo stesso, dipende da guna e karma, no? La chiave è: chi mi ricorda sempre senza mai deviare mi raggiunge facilmente, o figlio di Prita, grazie a un impegno ininterrotto nel servizio devozionale. Perché poi qui di cosa stiamo parlando? Che al momento della morte non è che penso a Krishna se non ho mai pensato a Krishna tutta la vita. Ripeto, non è che al momento della morte riesco a pensare a Krishna se per tutta la vita non ho pensato a Krishna. Cioè il punto, Krishna sta dicendo, se tu ti situi già nel mio ricordo, sei a posto, perché anche al momento della morte mi ricordi, no? Vai avanti. Perché hai capito il punto, perché non stai lottando, allora adesso arriva il momento della morte, devo stare attento, le sopracciglia, devo stare attento, è tutta una lotta, no? Non è sbagliata, guardate, non è che sto dicendo che questo va condannato, non è sbagliato, è la nostra esperienza, l'abbiamo detto tante volte, la vita va vissuta, bisogna vivere, e bisogna anche sbagliare, quindi uno magari fa tutta la vita quello che cerca, e poi al momento della morte, se questa cerca era, come
comunque sincero, espresso in modo sincero, equilibrato, anche con un certo senso di umiltà, no? Di condivisione, di voglia di fare bene, no? Con la sincerità, la chiamava Shila Prabhupada, la sincerità, anche Radhana Swami per lui è una parola chiave, sincerità, no? Importantissima. Quindi se c'è questa sincerità, allora magari Krishna fa il trucco, capito? Cioè alla fine, nel momento più importante per te, gli fa il trucco e a te ti vengono le lacrime agli occhi e guarda che stupido che sono stato tutta la vita, no? Però perché tu ti sei sforzato tutta la vita di pensare a lui, se, no? Invece che, non so, perché questo potere mentale ce l'hanno anche grandi businessmen, grandi manager. Io ho visto delle persone che mi sembravano dei devan, capito? Ma come fa questo qua, no? A controllare tutte queste robe, dei deva, cioè dei poteri mistici hanno, no? Perché? Perché da quando avevano 20 anni o anche prima sono là che si focalizzano, no? Imparano, studiano libri per fare cosa? Per guadagnare di più, per controllare meglio i team di persone, per fare più soldi, che di per sé non è sbagliato, ma sono tutti zeri, come dicevamo, se non c'è Krishna davanti, alla fine della vita rimani con un pugno di mosche. Non ti porti via quelle cose lì, neanche alla prossima vita, non ti porti via quelle skill lì. Però hanno la mente affilata, magari molto più di certi devoti, di noi, no? Di me sicuramente, li vedevo, rimanevo sbalordito, rimango sbalordito a vedere certi personaggi, no? Hanno la mente più affilata della nostra, non, noi non siamo yogi come loro. Non so se riuscite a seguirmi su questo punto, però vi chiedo, cari devoti, di ascoltare bene questi passaggi, perché, cioè, non di credermi sulla parola, tra l'altro, no? Ma di approfondire questi passi della Bhagavad Gita, di andarci a fondo, perché veramente c'è la chiave là sotto. Quando Shila Prabhupada diceva 100 MB happy, e diceva alla fine è importante pensare a Krishna e farlo per Krishna, non è una cosa così dozzinale che viene buttata là perché tanto facciamo gli Hare Krishna. Come si dice, fricchettoni, no? Cioè non è quello, anzi, qui sotto c'è una filosofia potentissima, c'è uno stile di vita potentissimo che richiede anche un certo livello di responsabilità, perché poi quando si sceglie quella via lì, insomma, le 26 qualità del devoto bisogna farle, insomma, bisogna gestirle, bisogna acquisirle, no? Bisogna lavorarci sopra, ok? Per cui la soluzione di tutto questo è il verso 14, gli sta dicendo, e lo devi fare sempre. Se tu lo fai per me, se tu continui a fare così, sta dicendo ad Arjuna, tu sarai a posto anche al momento della morte alla fine, non ci sarà problema al momento della morte. Naturalmente ti fisserai tra le sopracciglia, non dovrai sforzarti, sarai già da me perché tu sei già con me. Ok, questo gli sta dicendo. Vedo che ci sono alcune domande, forse. Ah, sono arrivati, siamo in tanti stasera. Romina, Hare Krishna, Ada, buonasera, Maddalena, Michele, insomma, cosa è successo? No, occhio che qua salta per aria tutto, se sbagli. Michele ti avevo già visto. Comunque, Arri, buonasera. Cosa significa oppure come si fa a fissare l'area vitale tra le sopracciglia? Cosa significa? Non ho capito, Luciano, perché hai messo quello oppure. Cosa significa? Cosa significa? Oppure come si fa a fissare l'area vitale tra le sopracciglia? Allora, Luciano, questa è una bella domanda, nel senso che la risposta è devi andare a chiederlo a quei saggi là, no? È una pratica dello yoga, lo yoga mistico in 8 fasi, e questo è il Dharana, no? Viene spiegato nello Yoga Sutra di Patanjali come fare, è una pratica. È una pratica. Io sinceramente non so come. Io mi immagino che ti concentri là, però è una pratica che non conosco, non so fare. Può essere molto utile, alcuni magari la praticano, la trovano molto utile, sicuramente, ci sono persone che la stanno praticando e che la trovano utilissima. Noi nell'ISKCON, tra gli Hare Krishna, insomma, non insegniamo queste pratiche. Io personalmente non la conosco. Nello specifico è una pratica appunto che si può eventualmente studiare, ok? Hare Krishna Pietro, Romina, è molto chiaro quello che dici. Grazie Romina, sei molto gentile. Io ci tengo, magari esagero nello spiegare più volte il punto perché
Per me è stato, ci sono voluti anni a capirlo. Io dico, ma caspita, ma perché non hai capito subito? Non è? Che poi non c'è granché da capire, voglio dire, è molto semplice, ma probabilmente le menti complicate come la mia fanno fatica, no? Allora mi preoccupo perché dico, non è che anche voi vi tocca come a me che ci mettete un sacco di anni, vorrei che ci arrivaste subito, perché poi quando si acquisisce questa conoscenza, perché non è ancora la pratica, voi sapete che non basta solo sapere, no? Chiaro, poi bisogna praticare, sapere un conto, poi bisogna praticare, praticare è la parte difficile, no? Però con questa conoscenza ti risolvi tanti problemi, diciamo, da spiritualista neofita, diciamo, no? Che se capisci che è così, decidi, no? O vado così, oppure lascio perdere, no? Mi butto nell'energia materiale, ciao. Ma almeno ho capito com'è. Adesso pratico questo, perché se noi pratichiamo quello, lo sviluppo del potenziale spirituale è molto più grande. Cioè, la velocità con cui realizzi cose, spiritualmente parlando, è elevatissima rispetto a non capirlo. E cioè, cambia tutto, no? È chiaro che, ripeto, se l'hai capito ma non l'hai praticato, non serviva a niente lo stesso, no? Anzi, forse delle volte fa peggio perché mo lo sai e non lo stai facendo, ti arriva più karma. Ok? Però, insomma, è un po' questo il punto. Sono questi sono i fondamentali proprio della Bhakti. Ok? Ecco, infatti, Joel, stavo pensando a quella di Yogananda, la pratica di Yogananda. Infatti, sta dicendo Joel, questa è una risposta per Luciano, è la pratica della SRF di Yogananda. Io ne ero quasi convinto, è che non la conosco, io conosco gli scritti di Yogananda, ma non mi sono mai preso un'iniziazione lì nella loro linea, insomma, quindi non, perché loro non te la svelano la pratica, non è scritta da nessuna parte, per saperla devi essere iniziato. E vabbè, comunque è ottimo, è proprio quella. Allora, Maddalena, è la verità che esce da questi insegnamenti che fa venire le lacrime agli occhi. Grazie, Prabhu. Eh sì, beh, per questo è Krishna che chiama. Krishna che chiama fa venire le lacrime agli occhi, è vero, sono d'accordo con te. Pratica, discernimento, devozione, dice Cristina, sono difficili ma possibili alle menti sane. Che dire per coloro che la natura non ha favorito dell'intelligenza o di un equilibrio mentale adeguato? Questo qui è importante, Cristina. Infatti, questa è una domanda che ha fatto anche Arjuna a Krishna, no? E dice, qua bisogna praticare, bisogna essere dedicati, no? Poi noi abbiamo tutta una serie, noi devoti abbiamo tutta una serie di strumenti. Oggi ti dicevo, no? Che ero lì a Prabhupada Desh, era bellissimo vedere questi devoti che vanno lì a fare servizio in campagna, c'era Guru Charan, c'erano altri devoti di Brahmachari, poi c'erano anche delle famiglie che erano venute a dare una mano. So che sabato e domenica ci sono dei gruppi, adesso ci sarà lockdown, chiuso qua e là, no? Quindi penso che non ci siano adesso, però quando è possibile prenotatevi anche voi, andare un sabato, una domenica, una bella giornata di sole, fare un po' di servizio in campagna, no? Per rendere bella Prabhupada Desh. Questo è bello, noi abbiamo degli strumenti, abbiamo il servizio, abbiamo il tempio, abbiamo la comunità dei devoti, il sadhu sangha, stare insieme tra devoti, abbiamo il maestro spirituale, quelli sono tutti strumenti, no? Tra virgolette, ovviamente sono santi, altro che strumenti, però sono i nostri protettori, le nostre guardie del corpo, della spiritualità, no? Perché ci proteggono, più stiamo in quell'ambiente, più siamo protetti, ovviamente, no? Perché abbiamo l'amico devoto che ci dice quella cosa in più, possiamo andare a chiedere un consiglio e quindi non prendere una scelta sbagliata, no? Questi sono le nostre guardie del corpo, quindi abbiamo questi strumenti. D'altra parte, chiaro, se arrivo che c'è la mente che mi oscilla come una corda di violino, con tutta quella oscillazione là è difficilissimo, non bisogna controllare la mente va controllata. Come la controlliamo? È sadhana, il canto del santo nome, i quattro principi regolatori, aggiungere virtù alla propria vita, no? Sono gli insegnamenti di Srila Prabhupada che troviamo ovviamente anche nella Bhagavad Gita, e sono gli insegnamenti di Krishna. E attenzione, Cristina, Krishna dice se non ti puoi chiamare yogi se non controlli la mente. Quindi questa cosa qua, se uno, non è che uno è nato così, la natura è nato che non controlla la mente, no, non è che funziona così, è nostra responsabilità riprendere il controllo della mente. Quindi attraverso la conoscenza capire che c'è bisogno del controllo della mente e poi cominciare a lavorarci su, non è che non funziona il mantra, se lo utilizziamo. Per cui sono d'accordo con te che è dura. Ma Krishna gli ha detto picchia ad Arjuna, è più difficile controllare la mente, lo so, ma con la pratica e il giusto distacco, con la giusta pratica e il distacco,
No? Quindi questi erano la giusta pratica e il distacco emotivo, no? Vedrai che arrivi. Non gli ha detto, non preoccuparti, pensa sempre a me che ti trovo io la scorciatoia. No, no, bisogna farlo. Ma io ho la mente instabile, sai, non riesco. Ho capito. E allora cosa facciamo? Comincia a stabilizzare la mente. Perché la mente, se no, è tua nemica. Cioè, non c'è storia. Cosa facciamo? Prendiamo lo psicofarmaco allora. Infatti, di solito si fa così: ci si butta nel sesso, nell'alcol, nelle droghe, negli eccessi. No, si fa così perché così almeno la spegni un attimo. Però, dopo, quando si riaccende, dopo l'intorpidimento, quando si riaccende, è peggio di prima, come buttare benzina sul fuoco. Là c'è poco da fare. Per cui. Buonissima, bellissima la domanda e bellissima anche la risposta, che non è mia, è quella di Krishna, no? Qua quella è la strada, basta. Che secondo me è anche rilassante, nel senso che dici, ah, vedi, è quella la strada. Se la mente oscilla troppo, prendi in mano il japa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, calmati, rasserenati. Portati fuori da quel turbine, perché noi abbiamo il potere di farlo in ogni caso. È chiaro che ci sono situazioni più difficili delle altre. E allora buttati dentro un kirtan dei devoti. La domenica, invece di andare a bere al bar, vai a un bel kirtan dei devoti, stai in mezzo ai devoti, alle persone che stanno facendo già quel percorso, che hanno già la mente calma, perché la loro mente calma, calma anche la tua. Dobbiamo fare delle scelte, è chiaro. Se poi diciamo, ah no, io non posso così, non sto parlando di te, Cristina. Penso che la tua domanda fosse generica, figurarsi, cioè sto parlando in generale io, assolutamente. Ma se poi però capita, se noi siamo così, poi io non riesco, io non sono fatto, non riesco a fare, no, non riesci, allora ciao. Se non riesci, ciao. Se non c'è responsabile, abbiamo un libero arbitrio, capito? Se no cosa facciamo? Ti leghiamo? No? Giusto? Kriya Yoga, dice Romina, esattamente, sì, Kriya Yoga. Valentina, lezione bellissima, grazie per questo bel servizio. Grazie, ti ringrazio anche te. Quindi il criterio, dice Max, della verità è nell'amore devozionale in Krishna, al di là dei diversi percorsi di vita, i quali percorsi però devono essere subordinati e scelti per meglio servirlo. Allora Max, sì, bella questa domanda, che siete proprio, stasera siete belli sottili, vi vedo, però mi piace perché vuol dire che siete sul pezzo, perché questo capitolo qua ti porta ad andare al punto, no? Al punto cruciale, quindi mi piace questa cosa, vi vedo proprio sul pezzo, bravi, bravi. Allora sì, le scelte nella vita. Vanno fatte sempre in modo che siano, questo è l'insegnamento di Krishna, in modo che siano favorevoli al servizio devozionale, quindi favorevoli all'amore devozionale per Krishna. Quindi ogni scelta, ma anche le micro scelte, dovrebbero essere fatte in quel senso. Come ho detto tante volte, allora chi è che ci aiuta nelle scelte? L'abbiamo detto poco fa, no? Sadhu Sangha, la compagnia dei devoti, le scritture, no? I testi, i testi autorizzati, no? La Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam, il Siddhanta Charitamrita sono i principali che ci ha offerto Srila Prabhupada. È il maestro spirituale, no? È il maestro spirituale. Quindi noi abbiamo già questi strumenti per scegliere bene, per non fare danni, specialmente quando, no? Quando dobbiamo fare delle scelte importanti. Per esempio, Marco Ferrini, Mazzella Taraprabhu, dice sempre che le tre scelte più importanti sono il partner, il lavoro e il maestro spirituale. Queste sono tre scelte molto importanti che vanno ponderate bene, quindi è il caso, no, di condividerla con i Vaishnava, di capire, no, di comprendere con le scritture, di capire bene con chi ci andiamo a legare, ok? Anche per quanto riguarda il lavoro, anche il lavoro è fondamentale, anche quello. Io lo provo su di me qualche volta, anche oggi lo dicevo Guru Sharan Prabhu, lo provo su di me che le volte dico, ah, caspita, il lavoro mi toglie tanta energia, no? Magari sentirei alla mia età di voler dare un po' di più a Krishna, no? Mi vedevo lì anch'io nella vigna a legare, l'ho già fatto, a 20 anni, 25 anni, però insomma adesso avrebbe un altro significato, no? Come un servizio proprio, di preparare il succo d'uva per il maestro spirituale, per i Vaishnava e per Krishna ovviamente, no?
per cui anche il lavoro è una scelta importante, però in generale vanno tutte quante indicate, vanno tutte quante verificate alla luce di quello che stai dicendo tu. Contemporaneamente non diventiamo come si dice, fanatici. Il fanatico nel senso rigidi, no? Perché dobbiamo anche vivere, cioè la vita va avanti, la vita bisogna viverla. Non è che Krishna ci vuole robotizzati. Questo va bene per Krishna o no? Robotizzati, no? Non è che così. Perché c'è spazio per la vita. Questo spazio per la vita è libero arbitrio che va gestito in coscienza di Krishna, anche quello. No? La coscienza di Krishna è un substrato continuo, non è un pezzettino dietro l'altro. È chiaro che quando siamo condizionati abbiamo bisogno di fare un po' robotizzato, no? Infatti poi si dice che da Vidya Bhakti diventa Raga Nuga Bhakti, no? Cioè da quella regolamentata, tutta un po' più attenta, si diventa un pochino più spontanea. Però quello che voglio dire è, specialmente con le famiglie, i bambini, cioè, si vive anche un po' alla leggera certi passaggi della vita. Okay, non si sta lì in ansia per ogni cosa. Però insomma, ecco, questa qui è un po', penso di averti risposto completamente. Marco ci dà il mantra completo, fantastico. Joel dice difficile ma è coerente. Mi puoi ripetere i quattro principi? Credo di non ricordare qualcosa, grazie. Mi dice Maddalena. Allora, i quattro principi sono: non mangiare né carne, né uova né pesce, quindi essere rigorosamente vegetariani. Non prendere intossicanti, quindi droghe, fumare, cose che fanno male, insomma, anche che creano dipendenze, intossicano il corpo. Non giocare d'azzardo, che significa la scommessa, no? Questo brivido, no? Del rischio a tutti i costi della scommessa, quindi il gioco d'azzardo in senso più generale. E non praticare sesso al di fuori del matrimonio. Quindi non praticare sesso illecito significa che prima di avere relazioni sessuali con un altro, con un partner, insomma, bisogna prima legarsi, insomma, a questa persona per sempre, per tutta la vita, in matrimonio. Quindi non, al di fuori del matrimonio non va bene. Questi sono i quattro principi regolatori. Allora, Eros dice Aribol, Aribol Eros. Cristina dice: no, forse non mi sono spiegata, ma mi riferisco alle persone nate con qualche disturbo cognitivo o psichiatrico. Ah, ok, adesso ho capito, scusami, ho preso tutto un giro. Però insomma, andava bene anche, era bella anche messa così la risposta. Sì, allora, quando qualcuno, questa è una risposta che ti do non per esperienza diretta, ma perché ho sentito dare questa risposta più di una volta, dobbiamo considerare una domanda del genere in un ambito molto più ampio, no? Perché chiaramente quando uno nasce già in quel modo, vuol dire che sta già portando di per sé un karma. In quel caso l'evoluzione non è tanto la sua personale, che in realtà non è vero neanche questo, perché bisognerebbe vederlo veramente. Questo ci richiederebbe di elaborare bene, questo sarebbe bello fare un dibattito tra devoti su questo punto qua. Non è che la persona evol non evolve, perché evolve in compagnia di chi lo sta servendo in quel momento, ma l'evoluzione forte viene dall'altra parte, i genitori che devono accudire, no? E tutti i parenti, le persone che sono coinvolte nell'accudire e nel migliorare lo status di vita di questa persona, perché dietro c'è un karma forte, no? In questa situazione, quindi nasce con un karma forte, quindi è chiaro che la persona farà molta fatica in quella stessa vita a tornare da Krishna, no? Perché non riesce a pensare sempre a Krishna, perché lo strumento non funziona. Okay. Detto questo, non sappiamo tutti i casi, perché noi non possiamo giudicare, no? Non possiamo dire noi decidere. È probabile che sia così, non possiamo noi decidere, noi non sappiamo cosa succede all'anima dall'altra parte, non sappiamo la consapevolezza della persona, perché se tu hai una macchina rotta, no? Puoi essere più bravo, puoi essere, capito, un pilota di Formula 1, ma se la tua macchina è rotta, no? E quando gira a sinistra, gira a destra, sembrerai strano quando guidi. Ok, sembrerà una cosa strana. Adesso mi è venuto in mente, pensate la mente, com'è, mi è venuto in mente adesso di andare a ritirare la patente. Pensa che viaggi che si fa la mente. Va bene, dai. Però, insomma, ecco, questo non lo sappiamo, quindi non è che è un giudizio adesso nella confronto, però è chiaro che la persona sta portando un karma pesante in questa vita qui, no? Ma sono le persone intorno che evolvono.
in quel caso lì, e la loro evoluzione porta beneficio anche alla stessa persona che è tornata, ok? Che è venuta insomma con questo problema cognitivo. Ermanno dice: grazie, sei sempre molto illuminata. Ragazzi, grazie, vi ringrazio, devoti di voi che siete così gentili con tutti questi complimenti. Io sono lontano dai centri, ma il contatto giornaliero con tutte le lezioni ISKCON dà risultati, lo confermo. Ecco, brava Gioia, infatti, ecco, appunto, non è che per forza bisogna andare adesso. Io dicevo di Prabhupada Desh perché ho la fortuna di essere qua vicino, no? Però anche il fatto semplicemente di condividere online va benissimo, no? Va benissimo. Dice Max, grazie. Benissimo. Allora, sono le 18:49, io proverei ad andare ancora un pochino avanti, no? Siamo arrivati al verso 15, no? Eh sì, no, l'abbiamo già detto verso 15, lo rileggiamo. Dopo avermi raggiunto le grandi anime, yogi colmi di devozione, non tornano mai più in questo mondo transitorio pieno di sofferenza, perché hanno conseguito la perfezione più alta. Quindi qui l'insegnamento, la promessa è: una volta che ci siamo, che siamo andati dall'altra parte, non si torna più. Si dice che si torna solo per servire, no? Per servire il Signore direttamente nelle sue missioni. E poi Krishna va avanti. Tutti i pianeti del mondo materiale, dal più alto al più basso, sono luoghi di miseria, dove nascita e morte si susseguono ripetutamente. Ma chi raggiunge la mia dimora, o figlio di Kunti, non rinasce più. Allora, quando si dice che il mondo materiale è un luogo, i pianeti materiali sono un luogo di miseria, e si parla anche dei pianeti paradisiaci, anche di quelli anche dei paradisi. Si intende che sono luoghi di nascita e morte, ma perché devi fare quel giro lì? Perché? No? Perché sono luoghi di nascita e morte, sono luoghi difficoltosi, allora non vale la pena, no? Stare qua. Ecco perché sono di miseria, perché alla fine perdi tutto. Secondo il calcolo terrestre, un giorno di Brahma, Brahma è il demiurgo, il primo essere creato, è quello che ha creato poi tutto l'universo, equivale a 1.000 cicli di 4 ere, e altrettanto lunga è la sua notte. Quindi 1.000 cicli di 4 ere, e altrettanto lunga è la sua no notte. Andiamo avanti un attimino e poi andiamo alla spiegazione di Prabhupada. All'inizio del giorno di Brahma, tutti gli esseri escono dallo stato non manifestato e ritornano quando scende la sua notte. O figlio di Prita, all'alba di ogni giorno di Brahma, gli esseri vengono all'esistenza e col sopraggiungere della sua notte sono inesorabilmente distrutti, scusate. Esiste però un'altra natura, non manifesta, eterna e situata al di là degli stati manifestati e non manifestati della materia. Indistruttibile suprema resta intatta quando ogni cosa del mondo materiale è dissolta. Questo luogo, da cui non si torna più indietro una volta raggiunto, conosciuto come la destinazione finale, è definito dai Vedantisti non manifestato e inesauribile, è la mia dimora suprema. Tat Dharma Param Mama. Quella dimora è la Param, la suprema, ed è mia. Il Signore Supremo, superiore a tutto ciò che esiste, è accessibile solo con la devozione pura, o figlio di Prita, benché non lasci mai la sua dimora, è onnipervadente e ogni cosa è situata in lui. Bhaktya Labhyas, è solo con la devozione pura, solo è quello che lo interessa e basta. Cioè, e qui vedete che di nuovo, quante volte è già successa questa cosa qua? No? Che lui resetta tutto, ha fatto tutto un discorso nell'ottavo capitolo, finisce qua di nuovo reset. A me interessa solo la Bhakti, il sopracciglia e questo e quell'altro. Il Signore Supremo, superiore a tutto ciò che esiste, è accessibile solo con la devozione pura. That's it, finito. Ok? Torno un attimo indietro per gli yuga, per quelli che vogliono sentire questi yuga come sono fatti, no? Dice Shila Prabhupada: la durata dell'universo materiale è limitata e si suddivide in cicli di kalpa. Ogni kalpa corrisponde a un giorno della vita di Brahma e conta 1.000 cicli di 4 ere, o yuga, Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga, l'età dell'oro, del ferro, no, l'età dell'oro, dell'argento, del bronzo e del ferro, dell'argento, del bronzo e del ferro. Vabbè, non serviva a metterci le ricchezze materiali. Il Satya Yuga, in cui regnano virtù, saggezza e religione, e in cui l'ignoranza e il vizio sono quasi del tutto inesistenti, dura 1.728.000 anni.
Il Treta Yuga, dove compare il vizio, dura 1.296.000 anni. Lo Dvapara Yuga, durante il quale virtù religiose declinano ulteriormente mentre il vizio aumenta, dura 864.000 anni. Infine, il Kali Yuga, l'era attuale iniziata circa 5.000 anni fa, caratterizzato da conflitti, ignoranza, irreligione, vizio e da una quasi completa mancanza di virtù, dura 432.000 anni. L'immortalità incalza a tal punto che alla fine di quest'era il Signore Supremo appare di persona nella forma dell'avatara Kalki per vincere le popolazioni demoniache, salvare i devoti e dare inizio a un nuovo Satya Yuga. Poi il ciclo ricomincia. Questi quattro Yuga, quindi abbiamo detto 1.728.000, 1.296.000, 864.000 anni, 432.000 anni sommati insieme. Ripetuti 1.000 volte questi yuga formano un giorno di Brahma e altrettanto è la notte. Ogni volta che Brahma, quindi Brahma vive 100 anni che corrispondono dunque a 381.000 miliardi dei nostri anni terrestri. Ok? Numeri enormi, un po' come l'universo, no? Io che sono un astronomo, sapete, studio. Studiavo l'universo, tutto così, no? Anni luce, giga years, tutte robe, miliardi di chilometri, milioni e miliardi di chilometri, così anche il tempo, no? È enorme per quando andiamo a guardare dal punto di vista dell'universo. E ognuno di queste giornate, no? Di Brahma vengono manifestate tutte le anime e poi riassorbite. Invece chi è andato nel Param Dama, no? Param Dama, allora lì non torna più. Non torna più in questo ciclo se non per chiamata del Signore. La mia dimora suprema, Param Brahma. Verso 22, quindi, il Signore è accessibile solo con la devozione pura. Non ce la facciamo a finire il capitolo. Un po' mi dispiace, vorrei chiudere perché volevo chiuderla oggi. No, non possiamo non dare risalto, specialmente a questo verso qua. Quindi la volta prossima riniziamo dal 22. Quindi questi yuga si ripetono sempre, sì, Romina, si ripetono sempre fino a che muore Brahma, quindi c'è la dissoluzione totale, da lì poi rinizia un nuovo ciclo. C'è una dissoluzione, mega dissoluzione, Brahma viene riassorbito, l'universo intero viene riassorbito del tutto e poi c'è una rimanifestazione dell'universo. Dharana Lita dice: a volte mi capita di essere una mascalzona, ho l'alibi di due genitori invalidi e talvolta non riesco a praticare il sadhana agli orari che vorrei. A volte arrivo tardi a casa alle 17 Krishna, e alle 17 Krishna torna a casa dai ghost. E dovrei essere lì per mettere le mucche nella gosciala, togliere il bastone, il flauto, perché torna a casa e deve andare a mungere le sue mucche. Tolgo i fiori dalle manine di Radharani e lavo l'altra manina del tulasi tenuta con la polpa di sandalo. Come potrebbero mangiare con le mani occupate? Nel frattempo preparo l'offerta. Dopo il prasada e la vostra classe, alle 19:15, li spoglio un po' e li metto nel loro lettino. Poi segue Sri Jagannath nel suo lettino, Sri Giridhari nel suo lettino e Sri Nitai Gaurachandra nel loro lettino. Poi metto il mio Lalla, bambolotto meravigliosamente bello, nel suo lettino. Poi chiudo l'altarino di Sri Nrisinga, papà. In genere sono spesso in ritardo, alla mattina uguale. Prego Krishna di non essere arrabbiato con me, ma sono quasi certa che non lo è. Al contrario di Harina e Asini, le mucche di Krishna. Che ritardo la loro unione con il loro amato Krishna. Non è facile conciliare il mondo materiale, proprio carne e proprio anatta, con i passatempi dei miei bambini. Certamente, Dharana Lita, assolutamente. Sei molto gentile con noi che condividi questa tua situazione, no? Personale, molto personale. Io sono sicuro al 100% che la promessa di Krishna è sempre valida, cioè la sincerità è quella che conta più di tutto. Tu sforzati, fai del tuo meglio e vedrai che Krishna non è assolutamente arrabbiato con te, ma anzi sta in questo momento saltando in estasi nel mondo materiale. No, Krishna ha i suoi parametri per guadarci. È bene che tu desideri migliorare, che tu desideri comunque
fare qualcosa in più, anche se la tua situazione in questo momento non te lo permette, quindi questo va bene. Il mio maestro spirituale me l'ha sempre consigliato, mi ha sempre detto che bisogna avere quel po', no? Quel po' di timore di Dio, che va sempre bene, no? Perché abbiamo bisogno di migliorarci sempre. Contemporaneamente sono anche sicuro che con la sincerità che tu stai mettendo è quella giusta, insomma, quindi Krishna saprà soppesare bene. Quindi dice Rovina, quindi la nostra reincarnazione, se si evolve, si può rinascere anche in un'era più virtuosa? Assolutamente sì, assolutamente sì. È che rinascere è sempre una scommessa, non sai cosa succederà. La cosa sicura è che tutto quello che tu aggiungi di spirituale in questa vita te lo porti anche alla vita prossima. Quindi più carichiamo di spiritualità la nostra vita, più siamo avvantaggiati nelle incarnazioni successive. Reincarnarsi è una scommessa, però, perché può succedere di tutto nella vita, no? Tante sofferenze che non riusciamo a sopportare e sbarelliamo e ci facciamo un altro giro di 1000 vite. Non aspettare, evolvi subito, dice Luciano. Benissimo, devoti carissimi, è stata un'interazione bellissima. Vi vedo veramente sul pezzo. Questo ottavo capitolo ci ha risvegliato il desiderio proprio di riconnetterci a Krishna da vicino. Condividete per favore questa diretta, parlatene con i vostri amici, diffondete la Bhagavad Gita, compratevi dei testi, diffondeteli, leggeteli insieme ai vostri amici, ai vostri parenti, discutete di questi argomenti perché è questo tipo di conoscenza di cui ha veramente bisogno il mondo e che ci può fare quel salto, no? Praticare questa conoscenza ci porterebbe veramente a fare un salto di qualità enorme nella vita. Vi ringrazio tantissimo, Hare Krishna, alla prossima.